Una serata nel ricordo delle vittime di mafia, quella che è stata proposta nell'auditorium del liceo Fratelli Testa di Nicosia nell'ambito del Nebrodi Film Festival 2012, presentata da Sergio Leonardi e dal cantante nicosiano Gio Mancuso. Ospite d'onore dell'evento il regista Pasquale Scimeca e l'attore Vincenzo Albanese. In questa occasione è stato proiettato il film Convitto Falcone, i cui proventi vengono devoluti in beneficenza a favore di un progetto a cura dei padri Giuseppini del Murialdo, per il potenziamento del centro di prevenzione, riabilitazione ed inserimento sociolavorativo di ragazzi di strada nell'Ecuador. Il film, coprodotto dall'Arbash e dalla Fondazione Falcone, racconta la storia di Antonio, un adolescente che grazie ad una borsa di studio entra nel convitto dove studiò Giovanni Falcone. Tra gli attori protagonisti del corto, Donatella Finocchiaro, Enrico Loverso, Antonio Ciurca, Vincenzo Albanese, Marcello Mazzarella, Filippo Luna, Davide Coco ed il piccolo Pietro D'Agostino. Le musiche sono state curate da Franco Battiato. A fine proiezione, il regista Pasquale Scimeca si è intrattenuto con il pubblico parlando del progetto del film, con il dottor D'Urso delle Casazze, con un progetto che ha in mente di realizzare per il futuro. Si è anche parlato del film Placido Rizzotto, forse l'opera più conosciuta di Scimeca, e dei suoi legami con Convitto Falcone. Pasquale Scimeca è stato omaggiato anche con altri due testi, uno in ricordo di Nicosia, dal titolo L'albero e il ceppo, i baroni di Nicosia, del dottor D'Urso, ed il libro della professoressa Laura Maccarone Livolsi, Giulia, tu sei mia, che era già stato presentato in questo festival con un book trailer. Una serata all'insegna dell'impegno sociale, con una raccolta fondi per una buona causa. L'impegno questa volta di Telenicosia e del Nebrodi Film Festival è stato tutto devoluto per una giusta causa e per questo ringraziamo Pasquale Scimeca che ci ha permesso di poter partecipare e contribuire. E quella scuola si chiama Giovanni Falcone perché Giovanni Falcone da piccolo, cioè, ha frequentato lì dentro le scuole elementari. E quindi frequentare quella scuola, essere un ragazzo di quella scuola che si chiama Giovanni Falcone, un paio di volte gliel'abbiamo fatto dire a questi ragazzi, siamo i ragazzi della scuola di Falcone, siamo i ragazzi di Falcone. Cioè, sono cose importanti, se riuscissimo oggi tutti noi, cioè, a far passare quest'idea che la nostra è una terra un po' disgraziata, un po' difficile, ci sono state tante, e ci sono ancora oggi tanti problemi irrisolti, c'è disoccupazione, ci sono tante, è stata ed è una terra di mafia. Allora far passare quest'idea che siamo i ragazzi di Falcone, cioè avere Giovanni Falcone come punto di riferimento, avere Paolo Borsellino, avere anche quei ragazzi che molto spesso di cui ci dimentichiamo, che sono i ragazzi delle scorte, che hanno dato la loro vita proprio per difendere i loro giudici, per difendere le persone in cui credevano. Ecco, già questo potrebbe essere un punto di partenza, un buon punto di partenza per ricostruire qualcosa insieme, fare di questa terra quello che in realtà si merita di essere, cioè una grande terra, una grande isola, piena di culture, piena di tradizioni e soprattutto una terra che può dare molto all'Italia e può dare